Voglio vedere queste che fanno. Ci hanno da dire oggi, eh? Mamma mia, quanto piove. Giù sul divano. Ci avrei giurato. Senti, va a prendere la roba in macchina, la spesa. Betta, gli dai una mano? Piove di meno, attaccala alla matrice. Ma sempre io. No, non lo fai sempre te. Non è sempre te. Sì, ma sempre io. Lei sta a studiare, te non si sa. Lei adesso ti dà una mano, deve attaccare la lavatrice e. No, e... aspetti, io sto studiando. Quando c'è da fare qualche cosa tu devi sempre studiare. No, non è quello, non studi mai. Sì, non studio mai. Dai una mano a tua sorella, dai. Non posso. Solo queste? Sì, dai, dai una mano, Elisabetta. Se no cominciate a discutere voi. Fate una cosa per uno, per favore. Io devo preparare il pranzo. Però che dammi una mano. Attacca la lavatrice, che poi dopo me lo dice a me. Scusa, se lo studio, non fa capire a attaccare la lavatrice. Perché te l'ho detto a te, io già ho messo a posto la spesa. Ma capirai! Quindi non vai. Te li perdi, Elisabetta? Te li perdi? Guarda. Raccogli invece di dire guarda, scusa, eh. Non sai che non fa niente. Via! Dai, vieni da una mano, che prepariamo la pasta. Elisabè, apparecchia almeno? Almeno. Almeno apparecchia. Può fare mia, sempre una storia, mamma mia. Ma non ho detto niente, da. Perché? Angoscia sta cosa, no, sempre ogni volta che devo fare una storia. No, mamma, ma devi sempre mettere in mezzo. È pronto da mangiare? Ma che ho paura? È che ho